Salve, sono Silvia Berrica, dottoranda dell'Università di Alcalá di Madrid. La mia tesi dottorale riguarda lo studio del paesaggio rurale nella meseta centrale della penisola iberica durante il periodo islamico. Questo mi ha permesso di studiare siti archeologici inediti e quindi di studiare anche le ceramiche di epoca islamica tra il secolo VIII e XI. Ho avuto la possibilità di conoscere il congresso Storia di Ceramiche grazie a un'email dall'insegna del Giglio che lo promozionava e dopo aver mandato un riassunto di presentazione mi è stata data la possibilità di presentare un poster a questo interessantissimo congresso. La mia ricerca mi ha portato a studiare relazioni di scavo depositate nel Museo Archeologico Regionale di Madrid, che si trova nella città di Alcalá de Henares, e i suoi materiali anch'essi depositati in quest'ultimo. Grazie a questo lavoro ho avuto la possibilità di presentare al congresso un gruppo di ceramiche inedite provenienti dalle zone rurali di Alcalá de Henares e Villa Viciosa de Odón, che si trovano nella Marca Media durante il periodo califfale dall'Andalus, precisamente in un periodo tra la fine del secolo X e il principio dell'XI. La giornata è stata estremamente interessante, grazie anche a tutte le comunicazioni che si sono presentate, e in più mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone, tra cui Alessandra Monilani. Grazie a questo incontro ho avuto la possibilità di studiare all'Università di Tor Vergata durante il periodo di intercambio, per poter presentare la mia tesi internazionale. Ringrazio tantissimo gli organizzatori del congresso e in particolare Marcella Giorgio e spero veramente di potervi rincontrare presto. In questo caso, dato che quest'anno non si potrà presenziare al congresso, si esortano più persone possibili a partecipare alla presentazione degli atti di Storia di Ceramica 6 in ricordo di Graziella Berti l'11 giugno. Grazie e arrivederci.